Ciao! Allora, questo è un video solo di chiacchiere. Vi racconto un po' la mia giornata praticamente. Oggi è tornato il mio ragazzo da Monaco perché è stato all'Oktoberfest e si è divertito tanto, mi ha detto che è proprio bello. E oggi stesso sono stata in erboristeria perché praticamente ho fatto l'ennée di Lush, che si chiama Riflessi scarlatti, l'ho fatto lunedì pomeriggio, l'ho tenuto su 3 ore e mezza. Risultato: niente, non mi ha dato assolutamente nessun colore. Morbidi, sì, tutto quello che volete, però non mi ha dato nessun colore. Poi l'ho rifatto, sono andata dalla Lush. L'ho detto alla ragazza che si ricordava di me perché c'ero stata la domenica, sono stata il martedì mattina, si ricordava benissimo. E gli ho detto: guarda, l'ho fatto, e lei mi ha guardato con perdita davvero e ha visto i capelli che comunque non è cambiato nulla e allora mi ha dato due pezzettini da provare, appunto, solo due cubetti, perché comunque per i miei capelli non bene, due cubetti, anche uno e mezzo volendo, dell'altro enne, come un sole rosso acceso, che comunque ha detto: ho 5 minuti di batteria, ce la dovrei fare. Come un sole rosso acceso, che comunque è molto, appunto, dovrebbe dare un colore bello forte. Ecco, voi vedete qualcosa? Perché l'ho fatto ieri, l'ho tenuto su 4 ore, non 3 e mezza, l'ho tenuto 4. Niente, questo è il risultato, cioè assolutamente niente. Ora, al sole sono un pochino più. C'è qualche riflesso, ma. Cioè, veramente blando, non c'entra niente con un sole rosso acceso. Quindi, cercando su internet, ieri sera praticamente una ragazza, Francesca, Lady Misha 83, mi sa che è il suo nick, parlando di enne, diceva appunto che gli oli tendenzialmente non vanno mischiati con l'enne perché tendono a fare un film attorno al capello, un qualcosa attorno al capello che non permette appunto all'enne di attaccarsi al capello, no? E quelli di Lush sono pieni di burri, di cose appunto per rendere i capelli morbidi, che sì, sono morbidissimi i capelli per carità, però non sono rossi. Quindi sono tornata alla Lush e gliel'ho detto alla ragazza, così giusto perché poverina ormai. Mi ha detto: guarda, lei pure non sapeva cosa dirmi, non gli era capitato prima. Ha detto che potrebbero essere stati gli sciampi, ma ragazze, no, non sono gli sciampi con i siliconi, che cioè proprio non ha attaccato, non è quello il motivo. E mi ha dato due campioncini, è stata molto carina, di una maschera fresca, la Via della Seta, che poi proverò. E sono andata quindi in erboristeria e mi sono fatta dare l'enne puro, l'enne rame, era così scuso, lo davano, l'Ausonia mi sa che si chiama, ed è venuto 100 grammi, che vanno più che bene per i miei capelli, ne basterebbero anche una settantina, ma glieli spiaccicherò sopra tutti. 4,60, quindi abbastanza buono come prezzo. E niente, praticamente ho fatto, cioè non ho fatto, l'ho comprato e lo farò venerdì. Oggi è mercoledì sera, quindi venerdì mattina, con l'aiuto della mia coinquilina, grazie, mi farò aiutare da lei, perché magari sono stata io che non sono riuscita a metterlo bene, non lo so, ormai ho pensato di tutto veramente. E mi ha detto di non addizionarlo assolutamente a niente, anche se Francesca diceva di, volendo, si poteva addizionare col limone, con l'aceto di mele oppure con lo yogurt, ma quella dell'erborista mi ha detto proprio non addizionarlo a niente, solo acqua calda, e applicarlo sui capelli bagnati perché viene meglio. Tra l'altro, pensandoci, il parrucchiere, quando fa l'enne, lo mette sotto quella cappa di calore, no? Quindi eventualmente io farò anche questo, cioè non ho una di quelle macchine, mille macchinette ovviamente, ho un phon, magari lo passo, lo riscalderò l'asciugamano con il phon, metterò un asciugamano per tenerlo caldo, perché deve, se sta caldo attacca di più, dovrebbe. Speriamo. E niente, ragazze, questo è tutto, anche perché c'ho un minuto. Se volete sapere questi accessori molto molto carini, questa collana che è deliziosa secondo me, e questo bracciale, li ho presi 2 euro ciascuno, 2 euro questo e 2 euro questo, al mercato di Pisa. E c'è uno stand proprio che vende tutti gioielli, bigiotteria a 2 euro. È molto carino. Niente, questo è un video veramente breve perché sta finendo la batteria. E noi ci vediamo presto. Vi faccio sapere con l'enne com'è finita. Ciao!